Racket e usura, testimonianze di coraggio e libertà. Questo il titolo dell'evento promosso dalla Prefettura di Foggia e svoltosi questa mattina a Cerignola presso il Teatro Mercadante. L'iniziativa, che costituisce il nuovo evento del Tour della Legalità ideato nell'ambito del Patto Educativo Provinciale, oltre ad essere rivolto agli studenti universitari e a quelli delle scuole secondarie di secondo grado della provincia, ha visto come obiettivo uno stimolo alla riflessione sui temi dei valori di libertà, di cittadinanza attiva e di contrasto di ogni forma di illegalità e sopruso. Una importante giornata di formazione e sensibilizzazione a cui ha preso parte anche il commissario straordinario del governo anti-racket e anti-usura, Maria Grazia Nicolò, che ha sottolineato come denunciare sia un dovere civico fondamentale con l'intenzione che è quella di cercare, attraverso le nuove generazioni, di diffondere una cultura diversa della legalità.